Cesare, poi Daria. Sapete, io sono perché non conosce Cesare Ottolini, sono anche il coordinatore della segreteria nazionale, sono anche il coordinatore senza voce, sono anche il coordinatore dell'Alleanza Internazionale degli Abitanti. Che dire, sono onorato di partecipare in questa famiglia di compagni da tanti anni, vedere come sta crescendo in quantità e qualità della proposta. Il fatto che il 10 ottobre ci sia per il secondo anno consecutivo l'adesione convinta e la mobilitazione attorno alle giornate mondiali Strati Zero è un segnale molto forte della lucidità con cui questa organizzazione sindacale è in grado non solo di dare delle risposte immediate, ma anche di capire quali sono le direzioni di fondo su cui incamminarsi per cercare di dare delle risposte. Ora, quando partecipiamo alle iniziative in giro per il mondo, l'ultima è stata a Tunisi durante il Foro Sociale Mondiale, l'Assemblea Mondiale degli Abitanti, a cui ho partecipato anche i compagni del mio inquilino che ha sottoscritto. Ci siamo resi conto di come delle proposte apparentemente così semplicistiche, Strati Zero, come queste, in realtà sono capaci di evocare e di mobilitare. Così come l'altra proposta, apparentemente semplicistica e estremista, alloggiare miliardi di persone uscendo dal mercato. Sono proposte comuniste, nel senso di rilanciare l'idea di fondo di un bene comune, di diritti al proposto. Sono proposte sociali, sono proposte che vogliono dare delle risposte e che sono in grado di mobilitare. Ora, in questi giorni stiamo vedendo, se andate nel sito dell'Alleanza degli Abitanti, vedete un po' la quantità e qualità di iniziative, ce ne sono ancora molto poche, però solamente per citare alcune e dare già delle risposte ad alcune sollecitazioni che sono sia Walter che Vincenzo, il tema dei migranti. Ad esempio, il fatto che sugli strati non c'è di fatto una autorità internazionale che dica delle cose, ci ha spinto come organizzazione, come movimento, a costituire, quest'anno sarà la terza sessione, il Tribunale Internazionale degli Strati, quindi a Ginevra tra qualche giorno, quindi dal 17 al 19 ottobre, degli esperti esamineranno 5 casi, tra cui un caso nostro, della nostra compagna qui di Roma, saltata per morosità, per mettere in luce non solamente il caso specifico, ma per capire quali sono le ragioni di fondo. Nel nostro caso il problema della morosità della crisi. Ci sono altri casi, ad esempio del Perù, dove le miniere, quindi lo sfruttamento intensivo, sfratta intere comunità. Oppure ci sono casi tipo le Marcopoli di Nairobi, eccetera, eccetera. Potete andare nel sito e vedere dopo le cose. Ma per capire bene che lì si sta tentando di dare una risposta che va al di là, che cerca di legare le varie resistenze, cercando di dare una legittimità a ciò che le Nazioni Unite stanno facendo molto poco. Con le Nazioni Unite, in particolare con il loro programma che si chiama ONU Habitat, abbiamo una grossa polemica, un conflitto vero e proprio. La linea di fondo su cui stanno lavorando non è l'implementazione dei diritti umani, ma l'implementazione del partenariato pubblico-privato. Durante l'ultimo foro urbano che è stato nato lo scorso anno, in cui alcuni di voi hanno partecipato e abbiamo organizzato un foro sociale alternativo, il partenariato a cui tenevano era il partenariato, ad esempio, con la Coca-Cola, per fornire, virgolette, acqua fresca e potabile alle popolazioni povere dell'India, o cose di questo genere. La linea di fondo che verrà implementata nei prossimi anni a partire dal foro urbano mondiale che sarà a Medellin nel 2014 fino a Habitat 3, teniamoci presente questa data, nel 2016, non pensate che sia molto lontano, nel 2016 Istanbul, Habitat 3, sarà il summit delle Nazioni Unite sul problema dell'abitare, in cui loro, diciamo, in generale la grande maggioranza dei governi sono gli azionisti delle Nazioni Unite, quindi immaginate le Nazioni Unite come un consiglio di amministrazione. Proporranno delle linee di fondo che apparentemente raccontano anche i diritti umani, in realtà propongono
la concorrenza tra le città per attrarre investimenti, come se questa fosse la risoluzione. In realtà i dati concreti ci mostrano che oggi siamo a 8 miliardi di persone mal alloggiate senza tetto, con una prospettiva di aumentare di alcune centinaia di milioni nei prossimi anni. Abbiamo circa 70 milioni di persone che sono sotto sfratto, ci sono circa 15 milioni di persone che ogni anno vengono buttate fuori dalle case. Sono stime che ha fatto proprio anche Amnesty International in una recente conferenza stampa sostenendo queste campagne. Ora, o c'è la società civile, i movimenti, i loro alleati che cercano di prendere il coraggio alle mani e fanno della resistenza non solo una bandiera ma anche una pratica coerente a livello locale, a livello internazionale, oppure è difficile vedere delle alternative. Ora, il tribunale è un modo per denunciare, mettere in luce delle situazioni, legittimare le battaglie che si fanno, anche dando un quadro internazionale. Lo faremo quindi in questa sessione. Ci sarà anche una marcia fino al Palazzo delle Azioni, dove verranno consegnate le raccomandazioni, poi ognuno cercherà di gestire le raccomandazioni in sede propria, avrà quindi uno strumento molto forte e ulteriore. L'altra cosa grossa su cui stiamo lavorando è rispetto al Nord Africa. A Tunisi ci saranno le prime assisi, la prima forum per il diritto a casa, in cui si affrontano tematiche fino a poco tempo fa, fino a prima della rivoluzione della dignità, perché le rivoluzioni della dignità non stanno dando le risposte che si aspettavano. Voi avete visto cosa è successo in Egitto, cosa sta succedendo in Tunisia, cioè dopo che i giovani, la popolazione ha cacciato le dittature, di fatto si sono affermati gli integralisti islamici in questo caso, con dei procedimenti che assomigliano molto a quelli che noi viviamo qui in Italia, per esempio in Tunisia, che conosco abbastanza bene, una estrema minoranza della popolazione ha eletto una maggioranza di deputati grazie a meccanismi elettorali che sono molto simili a queste nostre leggi truffa. Quindi c'è un vertice di islamisti radicali che sta governando tentando di cancellare decenni di conquiste anche per le donne, sui diritti, eccetera, eccetera. Non che prima con Bourguiba fosse meglio, con Ben Ali è stato ancora peggio, però quello che sta succedendo è questo. Le assisi del diritto alla casa in Tunisia, parliamo di questa cosa che sarà dal 24 al 27 ottobre, è un modo concreto per discutere del tema, per confrontarsi a livello della regione. E una delle cose su cui io chiedo formalmente anche all'Unione Inquilini di intervenire, di favorire lo scambio di esperienze. Ad esempio, loro sono molto interessati a capire come, rispetto al tema delle migrazioni, si possono fare delle proposte. Sono molto interessati ad esempio al tema delle cooperative di abitazione, sono molto interessati a capire lo sviluppo dell'edilizia pubblica, sono molto interessati a capire tema del controllo degli affitti. Non c'hanno sindacati in Tunisia, dovrei capirci. Quindi anche una delle maniere concrete che noi possiamo fare come internazionalisti è quello di favorire questo tipo di confronto. Non sono gli arabi, non sono i cinesi, non sono cose astruse, sono come noi. Vincenzo, la settimana scorsa ci siamo incontrati con una compagna, ti ricordi? Le cose che dicono e che fanno sono profondamente simili a quelle che facciamo noi, che vogliono fare una grande disponibilità. E io credo che questo dovrebbe essere il nostro contributo concreto per portare il dibattito politico, l'iniziativa, non sul confronto delle cosiddette guerre di religione su cui le potenze occidentali soffiano, piuttosto ragionare su temi molto concreti, perché anche lì poi le loro elite politiche saranno eletti, dovrebbero essere elette sulla base di cose concrete, non sulla base del fatto che uno sostiene la Sharia piuttosto che l'Occidente, no. Ora, c'è una società civile, ci sono delle organizzazioni che si stanno formando. Io credo che una delle cose molto intelligenti, non solo, non è tanto diamo una mano al loro povero, ma diamo una mano a noi stessi per costruire una risposta globale con le caratteristiche locali. Ci sono poi altre iniziative che sono in programma un po' dappertutto, dai compagni di San Pietroburgo e Mosca. Quando mi manca mezzo minuto ho finito. Tranquillamente, tanto per dire, libertà del mondo sul tema
degli inquilini di dormitori pubblici, gli sfrattati, dagli speculatori immobiliari. Negli Stati Uniti tutta la battaglia contro gli pignoramenti che continua assolutamente, e contro, malgrado alcune conquiste che sono riuscito a ottenere con Obama, però i tagli ancora della spesa pubblica sulle case popolari. Le iniziative che si stanno facendo ad esempio in India rispetto alle grandi opere, quindi le grandi strade, le grandi dighe, che provocano spostamenti di centinaia di migliaia di persone. Dove vanno a finire questi, la cui economia viene distrutta? Apparentemente vanno a produrre energia, vanno a produrre delle, che ne so, una produzione più intensiva, riescono a sfruttare meglio, però a favore di chi? A favore di chi? Quindi poniamoci anche a questo tipo di problematica, nel senso che nel momento in cui si difende il diritto a risiedere, il diritto alla casa, il diritto ad abitare in un certo posto dove si è radicata non solo la persona ma le famiglie, le comunità, si garantisce anche una maggiore stabilità, una maggiore capacità di dare delle risposte più complesse, quindi meno guerre e quindi maggiore possibilità per tutti di vivere dignitosamente in questa nostra madre terra. Grazie.